C'è questa avvertenza Whirlpool, sì. Gli operai sono, diciamo, in presidio da ormai 3 giorni, passando le notti lì. Lei è andato sabato, sì. Diciamo, a sentire la loro posizione. Avete intenzione di, come comune, di fare una sorta di pressing sul ministro Di Maio, parlare per trovare una soluzione? Ma noi stiamo facendo tantissimo, ogni giorno stiamo andando. Io sono andato, come ricordava lei, sabato mattina. Ma il venerdì c'erano stati Monica Buonanno, l'assessore al lavoro, il vice sindaco Panini, ieri è ritornata Monica Buonanno, abbiamo offerto sostegno e supporto per poter garantire un presidio quanto più dignitoso possibile da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi staremo sul pezzo H24 sulla vertenza Whirlpool, ci stiamo muovendo, domani ne parlerò personalmente col ministro Di Maio che sarà a Napoli, noi vogliamo essere presenti nell'avvertenza come garanti del fatto che la città intera che considera inaccettabile e indegna la chiusura di Whirlpool. Non è un'operazione assistenzialistica, non siamo negli ammortizzatori sociali. Questa è un'azienda che funziona, aveva approvato un piano industriale, aveva concordato col governo, ne erano state partecipate gli enti locali, è un'azienda che produce prodotti a livello mondiale, la realtà di Napoli è fatta di competenze, professionalità, energie di tante donne e di tanti uomini, non si capisce perché si debba tagliare esclusivamente la città di Napoli, quindi noi lotteremo fino alla fine con i lavoratori e le lavoratrici con la convinzione che questo risultato, soprattutto se ci sarà anche il coinvolgimento di tutte le altre istituzioni, Regione Campania e in particolare il governo, può essere portato a casa, quindi noi saremo non solo in prima linea, non solo staremo sempre al fianco di questa lotta, saremo fisicamente presenti, ma credo che sia giusto essere presenti proprio alle trattative o attraverso la mia persona o attraverso quella del vice sindaco che mi rappresenterebbe completamente.